start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Souls Spectrum Awakening. È la demo di questo gioco, è sul Spectrum, che uscirà nel corso del 2023, quindi verso fine anno. Questa è una demo e mi andava di dare una mano al micro team di sviluppo, perché non credo siano davvero in tanti. Ed è un gioco molto carino, perché è, adesso non vorrei dire, ma potrebbe anche essere italiano, dato che i sottotitoli sono presenti solo in italiano e in inglese. Poi, se qualcuno di voi ne sa di più, io ho ricevuto questa demo in anticipo rispetto alla data di uscita. Voi non so quando la vedrete, però insomma lo andiamo a provare, perché è un gioco davvero molto simpatico, dato che potremmo cambiare forma, perché noi siamo una ragazza che però si sveglia sotto forma di spirito. E adesso inizio dal primo save che ho fatto. Il gioco completo durerà 3-4 ore, quindi questa demo non durerà molto. Ve la faccio giusto vedere, perché noi abbiamo la possibilità, muovendoci con Vazd o con la freccia direzionale della tastiera, abbiamo la possibilità in qualità di spiriti di passare attraverso i muri. E passando attraverso i muri possiamo andare oltre e vedere che il gioco inizia ad aprirsi, perché qua abbiamo la possibilità di passare da una stanza all'altra. I topi non ci fanno nulla, almeno al momento, e vedete che di là possiamo andare. Ma non finisce qui, perché diventerà una sorta di puzzle game, perché a breve poi potremo prendere anche una forma umana, perlomeno non proprio forma umana, però vedete che lo spirito non può andare oltre questa linea, le barriere di luce. Tuttavia, la storia è abbastanza misteriosa, perché questa ragazza qui viene a dirci come riesce a dormire sapendo di aver rovinato così tante vite. I disegni sono molto carini. Diciamo, noi non abbiamo rovinato niente. Io non ho rovinato nessuna vita, vedete il nostro aspetto di spirito. Piuttosto sono io la vittima. Va bene, cercheremo di andare avanti. Si fa interessante dopo, perché potremmo andare. Adesso vedete che abbiamo acceso questo, che dovrebbe essere una sorta di checkpoint, perché la morte in questo gioco è prevista e la dovete cercare in alcuni casi. Adesso vi faccio vedere. Osserva bene, c'è una candela della vita. Perfetto, toccare la sua fiamma ti restituirà l'energia vitale persa. Ci saranno varie forme in cui noi potremo tornare in vita. Energia vitale, ne hai molta da recuperare, insomma, sono diversa, sono forse morta. Invece questa figura ammantata ci dice che la morte non è più un problema e queste candele miglioreranno davvero la tua condizione, fidati. Quindi noi la prendiamo e diventeremo una forma umana, ma con delle peculiarità. In questo caso siamo diventati un'ombra. Questa è la forma ombra, è la tua parte più elusiva. Ora possiamo immergersi ora puoi immergerti in pensieri oscuri. Possiamo entrare, non possiamo più teletrasportarci, ma possiamo usare questo movimento che ci consente, qua è chiuso, ci consente di muoverci attraverso gli ostacoli, e possiamo ovviamente entrare e uscire come vogliamo dalla luce. Ma non finisce qui, vedete che qua possiamo passare oltre e quindi prendere le scale. Ovviamente adesso facciamo un altro checkpoint. Come vi dicevo, è necessaria la morte. Perché? Perché qua, non essendo spiriti, dobbiamo morire. Ripartiamo dall'ultimo, diciamo, pentacolo, chiamiamo così, da cui siamo passati sopra, che si è illuminato di azzurro. E ora come spirito possiamo passare. E a questo punto possiamo scegliere se andare di qua o andare di là. Andiamo di qua, riprendiamo la candela, torniamo in forma ombra. Andiamo qui, però vediamo subito che non è il posto giusto dove andare. Quindi ritorniamo nuovamente qui sotto forma di spirito e proviamo dall'altra parte. Prendiamo la candela, possiamo entrare nelle ombre e si muore di nuovo. Probabilmente non è la strada giusta. E probabilmente dobbiamo andare oltre così, e vedete, non dobbiamo tornare in forma umana. Ora, tornando da qui, possiamo andare oltre, diventare ombre e tornare. Questo è uno stile di puzzle che io apprezzo molto, perché comunque bisogna un minimo ragionare. Entriamo, salviamo anche questo punto. A questo punto io credo che si possa anche decidere di morire, perché poi ripartiremo di nuovo dal punto sopra, dove potremmo in qualità di spiriti andare di qua e procedere oltre. Ora,
da qua non possiamo andare, ma un'altra peculiarità dell'ombra è che l'ombra non può passare né in forma occultata né in nessun altro modo attraverso queste luci, perché queste luci ci uccidono istantaneamente. Quindi bisogna fare attenzione, possiamo saltare ostacoli, ma non possiamo passare attraverso le luci. Quindi procediamo senza farlo. E non abbiamo modo, dovremmo... vedete quella candela lì? Ci fa tornare anima e quindi in questo caso possiamo passare nuovamente, liberamente, per il posto. Vedete, in questo caso noi possiamo ritrasformarci in ombra e passare oltre. Adesso che... no, non si può passare attraverso questo, mannaggia, mi sono incastrato, mannaggia me. No, non si può, ho fatto una gran cavolata. Mi sa che sarò costretto a morire di nuovo. Dobbiamo restare spiriti. E ovviamente non è che dobbiamo starci per 6 giorni su questo gioco, nel senso che una volta capite le meccaniche base, credo che, insomma, il gioco vi siete già fatti un'idea se può piacervi o meno. Comunque continuiamo, siamo spiriti, quindi a noi i fossi qui non ci fanno né caldo né freddo. Però non possiamo andare oltre. Perché? Possiamo forse andare di là? No. Possiamo andare qui, ma devo riflettere perché... se noi diventiamo umani qua, non possiamo passare attraverso la luce. Però qua non c'è luce, credo. Quindi forse ce la facciamo. No. Mannaggia me. Niente, riproviamo di nuovo. Non so dirvi il prezzo, però calcolando che è un gioco sviluppato da un piccolo team di sviluppo ed è un gioco che dura 3-4 ore, credo che forse non sarà costosissimo, credo. Comunque, di qua... vabbè, ma giustamente noi possiamo passare, quindi andiamo come ce ne abbiamo voglia. Tuttavia, di qua non si può andare. E qua dobbiamo riacquisire il nostro aspetto, però... dobbiamo farlo da qui. Sì, da qua. Da qua si può. Quindi torniamo su, da questa parte qui. Sì. E da qua ce la facciamo. Perfetto. Facciamo un altro save. E poi abbiamo necessità di morire per forza perché... perché non possiamo andare oltre. Quindi ci serve tornare in modalità spirito e da qui andare oltre e scendere nuovamente. Qua sì, dobbiamo farlo per forza perché qua c'è l'ombra, c'è la luce. Hai lasciato un bel po' di cose in sospeso, eh? Chissà quanta frustrazione proverai, povera zitella. Non riuscirai a provocarmi. Ma questa è la nostra forma ombra. Mi basterà solo uscire di qui. Di qua possiamo fare il giro intorno. Salviamo. E poi moriamo. Il problema è che... no, il problema non esiste perché andiamo di là così. Diventiamo questo. No, se lo diventiamo qua non ha senso perché non possiamo andare di là. No, mannaggia, non si passa di là. Vediamo se si può passare dall'altra. Forse di qua. Neanche di qua si passa perché diventiamo... boh, forse qui. Sì, qua. No, abbiamo dovuto fare un ampio giro, ma ce la possiamo fare da qua. Posso andare di là, salvare. Torna di qua e senza morire posso tornare a spirito con questa candela. Quindi torniamo di là. E qua abbiamo necessità però di tornare vivi. Ok. E prendiamo delle scale. Bastione distorto. Molto bello anche come nomi di posti, insomma, perché... è un po' dark fantasy, ma totalmente diverso da quelli che sono i Souls, per quanto questi nomi me lo evochino un pochino. So cosa stai pensando, credi che questo sia tutto frutto della tua immaginazione, un semplice sogno. In parte lo è,
Vedere assurde apparizioni a lungo corridoi e ripetersi è tipico del mondo onirico. Tuttavia questo castello esiste realmente e tu, come me, possiedi davvero il dono speciale della vita eterna. Non lasciarti intimorire da questi inganni. Perdersi è facile, ma so che ce la puoi fare. Ok, il gioco adesso tecnicamente dovrebbe aprirsi perché lì abbiamo delle luci. Qua possiamo diventare... ha fatto emergere qualcosa dentro di me, si è diventati forma scheletro, la tua parte più vulnerabile. Adesso puoi tenere gli altri a distanza, cioè così. Ah, hai capito, con lo shift. E non ho ancora capito se muovermi con Vast o le frecce, non sono ancora, posso muovermi come voglio, così. Ok, shift per attivare il tuo... Ah, ok, lanciare l'osso e attivare le cose a distanza. Bello! Che poi ricorda molto lo Zelda Game Boy questo. Allora, sappiamo che può lanciare le cose a distanza, ma non sappiamo ancora che cosa non può fare questa forma scheletro. Non può probabilmente passare sotto... Qui, sicuramente salviamo. E inizia a farsi complicata perché quando avremo più candele, più possibilità di... sono morto. Però ripartendo così dovrei tecnicamente... riparto come forma ombra. Ah, le trappole sono innocue se non hai un corpo. Ah, siamo un'ombra, non proprio fisica, quindi passiamo oltre. Sponda di là. Di qua non si può andare. Non si può andare neanche di là. Dobbiamo andare giù dall'altra. Che poi dovremmo avere anche la possibilità di vedere... Ok, vedete, questi sono i tasti, la mappa è il tasto M, ma la mappa ancora non l'abbiamo. Non so, a dire la verità, se ce l'avremo in questa avventura, perché essendo un prologo non sono sicuro che sarà giocabile. Però intanto di qua non possiamo andare. Colpire su, non possiamo colpire su. Forse... non so, onestamente non so dove andare. C'è una tomba qui, c'è un percorso di qua, ma... beh, qua possiamo passare, qua possiamo passare, e qua non possiamo passare. Qua mi farebbe comodo una forma spirito, ma la forma spirito non ce l'abbiamo. E qua torno indietro e muoio nuovamente. Ragazzi, non ha senso andare avanti oltre. Ci sono altre due forme, perché mi pare siano quattro le forme in totale, quindi il puzzle si complica andando avanti. Comunque vuole essere proprio un video conoscitivo, fatemi sapere se lo conoscevate, se vi è stato utile, se vi è piaciuto, insomma se ci farete un pensierino anche per aiutare questo team di sviluppo. Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!